Salve a tutti ragazzi, sono ZWillix, oggi sono qui con un nuovo video in cui vi mostrerò un nuovo metodo, o meglio un nuovo glitch su come fare soldi su GTA Online anche con il bypass, quindi vendendo le auto senza aspettare quei 48 minuti e poter venderle quindi tutte quante in un solo colpo senza aspettare del tempo. Vi ricordo che questo glitch funziona su tutte le console, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, quindi state tranquilli, non fatevi problemi e non chiedetemi nei commenti per quale console funziona. Se lo fate siete dei cretini oppure lo fate per ridere, io spero che lo facciate per la seconda. Vi servirà semplicemente un amico e possibilmente due appartamenti in un edificio, tra cui in quei due appartamenti vi servirà anche un garage piano, però comunque sia il garage lo potrete riempire grazie al metodo duplicazione che adesso vi andrò a spiegare, quindi non state adesso a riempire il garage pieno perché poi quando dovrete fare le duplicazioni potrete riempire il garage appunto grazie al metodo della duplicazione. Prima di cominciare vi ricordo di lasciare un mi piace anche perché ci vogliono solamente 2 secondi. Inoltre iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per altri contenuti. Direi che possiamo cominciare subito. Ok, per prima cosa dovete dire al vostro amico di creare una sessione solo amici chiusa, mi raccomando, una sessione per amici chiusa al vostro amico. Quindi una volta fatto ciò dovete dire al vostro amico di farvi invitare in quella sessione. Quando siete all'interno di quella sessione prendete un veicolo qualsiasi per strada, quindi rubatelo dai civili e portatelo allo Santos Customs. Quando lo avete portato allo Santos Customs potenziate il veicolo al massimo. Vi consiglio anche di guardare per il web qual è il veicolo rubato dai civili che vale di più una volta potenziato al massimo allo Santos Customs. Quindi una volta che avete potenziato al massimo il veicolo senza applicarli né l'assicurazione né il segnalatore, dovete impostare l'ultima posizione, o meglio il rientro, su ultima posizione. Quando avete impostato il rientro su ultima posizione, allora andate davanti al vostro appartamento dove ci sono appunto 2 appartamenti in un edificio, quello lì, e dite al vostro amico di sedere nel posto dei passeggeri, quindi accanto a voi, mentre voi siete alla guida. Quando il vostro amico sarà seduto accanto a voi, voi avviate una missione qualsiasi dal menu, quindi online, attività, create da Rockstar, missioni, scegliete una missione a caso. Avviatela da solo la missione senza invitare il vostro amico e quando avete attivato la missione noterete che sarete all'interno di quel veicolo. Quindi andate all'interno del garage con quel veicolo, portatelo all'interno e una volta che avete portato all'interno quel veicolo semplicemente partecipate nella sessione degli amici chiusa dal vostro amico, quindi andando dalla lista amici e quindi partecipando nuovamente alla sessione amici chiusa che lui ha creato, oppure comunque sia fatevi invitare, è più facile ovviamente farvi invitare piuttosto che fare tutto sto casino, andare nella lista e quindi cercarlo. Una volta che risiete nuovamente all'interno della sessione noterete che ci sarà ancora il veicolo. Per riduplicarla ancora semplicemente buttate fuori dal vostro veicolo il vostro amico, quindi dite al vostro amico di sedere accanto a voi, quindi nel posto dei passeggeri, e una volta fatto ciò rifate la stessa cosa di prima, ovvero avviate una missione qualsiasi dal menu pausa mentre il vostro amico è seduto come passeggero, quindi rifate la stessa cosa, ovvero entrate nel garage con quel veicolo, portate quel garage in quel veicolo, quindi poi una volta fatto ciò uscite dal garage a piedi, riaccettate nuovamente l'invito del vostro amico e quindi rifate questo procedimento fino a che non avete riempito il garage di auto. Io sinceramente non l'ho riempito tutto il garage, però comunque sia ne ho, come vedete, inserito 5. Ok, passiamo al bypass. Per prima cosa dovete salire all'interno del veicolo duplicato che avete posizionato vicino a quel posto dove ci sono le BMX, quindi diciamo in fondo a sinistra del negozio. Una volta fatto ciò uscite dal garage, quindi aprite il telefono, portate l'indicatore sopra internet e quindi praticamente una volta che avete portato l'indicatore sopra internet dal telefono dovete accelerare e premere al momento giusto il tasto X, o comunque sia se siete su Xbox 360 il tasto A. Cosa succederà? Sarete su internet mentre potete scegliere gli appartamenti. Voi dovete andare in basso a destra su supersanandreas.com e allo stesso tempo dovete posizionare l'indicatore degli appartamenti sull'appartamento dove avete tutti i veicoli duplicati. Quindi premete A o comunque sia X, andate velocemente a scegliere la Bravado Red Loader e quando avete scelto la Bravado Red Loader scegliete il colore,
acquistate la Bravado Reat Loader. E quindi, una volta fatto ciò, mentre il garage si sta chiudendo e mentre avete scelto l'appartamento dove avete tutti i veicoli duplicati, premete a ripetizione il tasto A o comunque sia il tasto X. Cosa succederà? Praticamente vi dirà che appunto avete acquistato la Reat Loader. In verità non è proprio così. Avete, diciamo, acquistato una specie di fusilade, nel mio caso, una specie del veicolo duplicato, aggiungendogli però l'assicurazione. In modo che, infatti, se il veicolo è assicurato, lo potete vendere senza aspettare 48 minuti. Quindi, insomma, quando avete acquistato la Bravado Reat Loader, in quel momento diciamo che più che altro non vi arriverà la Bravado Reat Loader, ma vi arriverà il veicolo duplicato, con la differenza che però sarà assicurato, in modo che lo possiate vendere senza aspettare 48 minuti. Quindi aspettate nel garage il veicolo che vi arrivi. Una volta che vi è arrivato il veicolo, rifate questo procedimento con tutti i veicoli duplicati possibilmente. Una volta fatto ciò, portate il veicolo a vendere allo Santos Customs. E quindi, come avete visto anche nei video, una volta che avete venduto il primo veicolo, chiamate il meccanico e potrete vendere il secondo veicolo. E se appunto avete applicato l'assicurazione con questo glitch, non dallo Santos Customs, sempre l'assicurazione, potrete vendere tutti i veicoli senza aspettare 48 minuti. Niente ragazzi, detto questo, per favore lasciate un piace, ci vogliono solamente 2 secondi, cliccare quel bottone blu, lasciate un piace alla pagina Facebook, se vi va la troverete nella descrizione di questo video, inoltre iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per altri contenuti. Da ZWX è tutto, al prossimo video!